Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati. Io sono Gioca e Basta, lui è Kratos. Dunque, ci siamo salutati, che abbiamo parlato con Fia, ci siamo fatti abbracciare. Praticamente io poi ho controllato perché non avevo visto cosa ci aveva dato. Praticamente ci ha dato una sua magia, oltre ovviamente alle solite cose là, quella che il baldacchino. Questa qui, per esempio, del baldacchino lucente, consuma PA per aumentare brevemente la stabilità, va bene. Più quell'altra che io già, ma la sono pure usata, infante del presagio, cos'è? Ah, ok. E niente, poi ci ha dato una magia. Eccola qua, che tanto a noi non ci serve. Foschia di Fia. Diffondono una tale foschia davanti all'esecutore. E questo evoca coloro che vivono nella morte, però sempre intelligenza non è cosa nostra, degli scheletri. Se non dico, compagno, sarà quella là, cazzo, quella che usavano le rane, sicuro. Comunque, morale della favola, quel teletrasporto lì l'ho usato e mi porta, cioè ci riporta a qui. Qui, proprio qui, dentro alla capitale, qui dentro ci rispone quelle. Quindi adesso io volevo andare a vedere sta cosa qui, la bara. Prendiamo sta bara e vediamo cosa succede. Fatto ciò, torniamo di nuovo da Fia. E vediamo cosa fa Fia poi. Allora, qui c'è sta la bara, prendiamola e vediamo cosa succede, se ci porta in un'altra zona, se non lo so, vediamo. Entra nel sarcofago. Ok, ci teletrasporterà da qualche altra parte. Ci buttiamo giù. Vediamo. Cos'è qua? Corso del fiume Heinzel. Ah, ma noi qua già ci siamo stati. Cioè, che senso ha? Scusa, e dov'è la bara per se voglio ritornare indietro? Scusa, noi qua ci siamo già stati, che cazzo di senso ha sta cosa? Vedi, riposo nel luogo di grazia. Scusa, noi qua già ci siamo stati. E quindi niente, ce ne possiamo andare.
No, no, ci siamo già stati. A meno che non c'è qualcos'altro da fare, ma Noche Stella, Soldato Draconide di Noche Stella, Bacino della Cascata di Noche Schee. Cioè, questa zona qua. E là non si va. Formiche. Vaffanculo. Mercante eremita. Basso corso del fiume. Onestamente mi è proprio strana sta cosa. Quello me lo ricordo pure. Di qua ci fa salire su adesso. Ah no, che c'è la porta. No, che stella. Città eterna. Onestamente non lo capisco. So, forse. Cioè, prima andava fatto quello e poi venivamo qua e iniziava quest'altro. Ma noi qua abbiamo fatto tutto. Quindi sai che c'è? Che noi qua abbiamo fatto tutto, non ha senso. Ritorniamo. Questo si può cacciare. Torniamo di nuovo qua, perché Fia è ancora qua. E parliamo con lei. Dove sta? Donna? Lei è morta. Entrare nel sogno di morte? Entra! Non so cosa che ti dico. Cazzo! No, vabbè, ma che cazzo me l'ha fatto? Se sto cazzo! Ma sembra come quel cazzo di drago potente che ho ammazzato. Dai!
E dai! Ma che cazzo fa? No, ma gli danno, glielo facciamo, eh! Ci fa la morte. Se domani. Senza loccarlo, perché se lo locco non lo becco. Però mi sfonda se non lo locco. Già sta. Già sta. Dai, dai. Che è morto! Cristo santissimo! Wow! Rimembranza del necrodrago! Madonna puttana! Noi abbiamo ammazzato un drago di questo. Era quello che lanciava i fulmini. E adesso? Quante anime ci ha date? Bello, un altro livello. Ricevi la runa riparatoria. Runa riparatoria del principe della morte. E lei è morta? Consente di ricomporre l'anello. Runa creata da Fia, la compagna di morte, usata dal Lord Ancestrale per riparare l'anello, composta dall'unione di due sacromarchi e semicerchio, introdurrà nell'ordine il principio della vita e della morte. L'ordine aureo fu creato allontanando la morte fatidica. Il nuovo ordine sarà un ciclo di rinascita. Allora, runa maggiore di questa qui la dobbiamo attivare a sud-ovest di Lenendel. Crea la... Cerca la torre di Altus Ovest, a sud-ovest di Lenende. E... Il drago ci ha dato... Che ci ha dato il drago? Drago... Necrodrago, rimembrate il potere che racchiude può essere sbloccato dall'energia di energia, può essere usato, ok. Bene, 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 va benissimo. Quindi qua abbiamo fatto tutto. Abbiamo finito. E? Cazzo! Solo Carlos.
Guarda questa pudere, dice, sono delle... Non può più partorire figli. Tua madre è morta. Cazzo, ma questo è il fratello di D. Cappuccio di fia, veste di fia. E per te, questa è la collara di D. Saluto a te. È morto, il decoro dell'ordine ora è ancora intatto. Ora posso guardare mio fratello Darian. Mielosi raggi dorati, liberate il mio spirito. Ora, Darian, ora. Liberate il mio spirito. Cazzo, si è vendicato. Vediamo che cazzo succede ancora. Riposa. Nuovo livello. Settecentoquindici, ok. Sì, questa è una forza. Che... Ehi, ci ha ridato l'armatura, spada inscindibile, elmo gemello, gemelle, gemelle, gemelle. Una bella spada. Spada inscindibile, fede 20. Lama sacra, l'armamento può sferrare attacchi sacri e proiettare una lama dorata. L'armamento conserva l'essenza sacra per un periodo. Bella sta spada, cazzo, parola fede. Fede 20. Armatura gemella, dove sei? Questo. Rame di congiunzione all'altro D, corazza, carfura, due gemelli d'oro e argento. E gemelli. C'è niente, sono sempre migliori quelle che abbiamo. A livello di estetica sì, però a livello di... Diallos, sono quasi simili. Va bene, signori, anche questa è fatta. Siamo fatti il livello, abbiamo fatto tutto pure qua. Bene, quindi capitolo chiuso, FIA e D. Quindi questo finito, Fiume Einzel finito, questo qui pure. Astel l'abbiamo battuto, Ansel l'abbiamo fatto, Radici fatto, i boschi qua, questi qua sono stati fatti tutti, non so quanta altra cazzo di aree sarete ci saranno, però fino a mo quello che c'era da fare l'abbiamo fatto. E ritorniamo un attimo qua, vediamo se abbiamo dei globici neri da consegnare. E dobbiamo, sì, dobbiamo parlare con la legge Dita, vedere le cose. Uno l'ha pure raddoppiato. Casomai me lo vendo.
Parleremo col capo pure di qua, vediamo cosa ci dice. Intanto fammi vedere le dita qua. Vabbè, ricevi equipaggiamento dei campioni, niente. Potere della remembrance. Lancia folgorante. Ah, solo magie ci dà. Fede F, Madonna santa. Saetta morta, colpisce con una tempesta mortali. Dall'alto due lance folgoranti scarlatte. Questo va ok. Il serpente, sì, ne ho due. 21, ma vaffanculo, va. La spada signora della sua lama brulica dei resti delle armi degli eroi divorati. Ripristina una quantità di PV per ogni nemico sconfitto. Abilità 1, fiamme del mitore. Solleva la spada sacra per ammantarla di fiamme blasfeme. Quindi abbassala per scagliare un colpo. Assorbe più vita dei nemici che entrano in contatto con le fiamme. Però sapete che cosa? Ne abbiamo due. Io me la prendo. Perché fede 21. Fede. Nella partita più uno che farò, non credo però che farò le registrazioni, però io me la compro. Benissimo. Va bene così. Poi. Poi. Che fa? Arcane, posso montare di nuovo. Sì, si può fare, però è che non ho rune. Va bene così. Spada di Milos, le Marias, dov'è? Questa era lama blasfema, sì, fede 21, ma non era 20. Vabbè, tanto non c'ho rune adesso. Ok, dai, non c'ho rune. Fa vedere una cosa, vendi. Sì, 30.000 il drago. 50.000 questo. Il serpente. Cioè, quindi significa che fino adesso questo era il più forte. 50.000. 30.000, 20.000, 30.000. Ma me la posso vendere perché... però non me la vendo adesso. 50.000 pure questa, runa del Lord. 35.000 runa dell'eroe 5. Dei numi ne abbiamo 5, 12.005, bellezza. Fantastico. Va bene. Ok, quindi qua abbiamo fatto. Parliamo di nuovo con... Qua non c'è più nessuno. Ormai qua non c'è più nessuno. Sotto nemmeno. Il globo cinereo. Devo vedere se ce n'ho da dare a queste signore qui. E poi voglio parlare con quello. Vedere che dice. Offro un globo cinereo, nessun globo cinereo da offrire. Ok, allora niente. Acquista, non posso acquistare lo stesso niente. Del brigante.
Vediamo questo che dice. Riguardo i medaglioni, se niente. Ah no, aspetta. 4. Michele, okay. La sua gemella Malenia, so 2. Ranni, la principessa. Ma scusa, Ranni io l'ho fatta la. Il signore del sangue, ma Ranni l'ho fatta. Sì, ok. Scusa, Ranni l'ho fatta la quest. Era quella di Blade. Signore del sangue, Melania e quell'altra. Vabbè, quindi qua abbiamo fatto tutto. Villa Vulcano l'abbiamo fatta, i sotterrifugi sotto l'abbiamo fatto. Ah, qua c'è la mappa. Ui, mappa qua. E mappa qua. Scusa, e qua come cazzo ci arrivo? Non ci arrivo da qua. È una presa per il culo. Da qui forse sì, perché il fascio mi dice di scendere. Qui invece mi fa salire, ma da qui non si va. Non c'è strada da qua. Cazzate sono. E poi prima non si vedeva, ma invece si vede, la nebbia è sparita, per questo mo si vede. Va bene, morale della favola, abbiamo risolto tutto. Quindi direi di andare da qui perché andremo a vedere se posso recuperare la mappa. Poi andiamo qui e andremo qua dentro. Ok. Siediti. Allora, un attimino che devo vedere.